Ma che stagione è stata questa? Che stagione, che doppio stagione. Veramente abbiamo vissuto un stagione speciale, emozionante. Un club come Milan, così grande, con tifosi in tutta parte del mondo, c'è un senso di unità che mi dà orgoglio e che dà il club una forza pazzesca. Vediamo qualche immagine. Sì. Partiamo dalla fine. Ok. Ah, che momento. È il 23 maggio, è la festa nazionale rossonera. Il 23 maggio è il nostro giorno. Fuori da testa. Che emozioni, siamo in Champions. Noi soffriamo come tutti voi. Questo era la culminazione di un lavoro difficile, duro, lungo. Noi alla fine l'abbiamo fatto e ce lo meritiamo veramente. Non solamente cosa abbiamo fatto, ma anche per me importante, molto importante, come l'abbiamo fatto. Questo per me era una vittoria meritata per tutti i nostri tifosi. Questa squadra, nei momenti delicati della stagione, ha sempre avuto un'anima. Sì, è vero. Questo gruppo è speciale. È un gruppo giovane, è vero, ma un gruppo con mentalità pazzesca, un gruppo con una forza dentro di loro, un gruppo che ha voglia per vincere, per questo club. Questa squadra ha sempre avuto un risposto. Sempre. E questo è un'evidenza di una mentalità, di un modo di gioco anche, perché il sistema di gioco anche è importante per dare fiducia. E questo gruppo è fortissimo. Questo è incredibile, veramente. Frank è freddo. In questi momenti Frank è incredibile. I tifosi sono sempre stati con la squadra quest'anno. Non ho parole per questi tifosi. Per 2 anni abbiamo vissuto insieme un periodo difficile nel mondo, ma ogni momento abbiamo sentito il loro supporto. E questa immagine per me significa un club in cui siamo veramente insieme. Con questa attitudine tutto è possibile per questo club. Tutto, tutto, tutto è possibile. Questo percorso è difficile, serve tempo anche. Noi siamo solamente all'inizio. È amore questo? Sì, è amore. E le guerriere? Per me questo è un momento fantastico, perché anche le nostre ragazze e staff ha fatto una stagione fantastica. È necessario continuare così, perché la prossima stagione saremo in Champions anche per le ragazze. Vogliamo continuare il nostro percorso. Non ho parole per questa squadra fantastica. Quando
vedo Valentina, è una forza di natura, sempre, sempre con 120% in ogni azione, in ogni momento del partito. Questo è un esempio non solamente nel calcio femminile, ma nel calcio maschile anche e per tutti. Il club soprattutto, Ivan, è la cosa più importante. Sì, sì. Questa è la cosa più importante. Il club è soprattutto. È sopra i nostri interessi individuali. È necessario avere un spirito di unità, un spirito sempre per il club. Anche Stefano Pioli te lo ha dimostrato. Per me Stefano è un grande esempio. Stefano ha vissuto un periodo in cui aveva grande pressione, ma sempre, sempre, sempre Stefano ha pensato solamente del club. Stefano ha una qualità, può fare le cose complicate, le cose difficili, semplice. È un uomo molto profondo, mi ha sorpreso con la passione e la forza, la fiducia nel gruppo, la vicinanza con ogni giocatore, il rispetto con ogni giocatore. Queste cose non sono semplici, ma Stefano ce l'ha. Noi abbiamo un gruppo forte, con giocatori forti, così è possibile avere successo. È un equilibrio delicato, non è semplice. Serve giocatori di qualità. Abbiamo un team fuori del campo molto moderno che sta facendo lavoro fantastico. Paolo Maldini come un punto di riferimento. E Paolo è anche non solamente un punto di riferimento tecnico, ma anche quando noi pensiamo di valori del club. Questo è anche importante. Credo che adesso i nostri tifosi vedano una squadra in cui loro possono avere fiducia. Si dice il Milan non protesta mai. Il Milan non pesa, in realtà... No, abbiamo peso. Abbiamo un presidente come Paolo Scaroni, fortissimo, fortissimo, e con credibilità e influenza, assolutamente. Abbiamo una persona come Paolo Maldini, che ha influenza. Questo Milan è presente. Questo Milan, quando noi parliamo, ha forza. Qual è il tuo calcio? Un calcio verticale? Sono un amante di calcio. Il calcio sta sempre cambiando. Per me non è un sistema di gioco, ma è un'attitudine. Il calcio moderno è più uno contro uno. Questo è molto importante. È un calcio in cui la transizione sono molto importanti. Questi 5 secondi sono molto importanti. È un calcio in cui la velocità, forza, anche molto importante. E alla fine, certo, anche il livello tecnico. Mi viene in mente un nostro giocatore che si chiama Fik Tomori, che rappresenta, mi sembra, tutto questo. To be here and to experience this club. I know I made the right decision. I want to make my mark here. Per un attaccante finché è un incubo, perché niente è facile. Niente è facile con Fik. E non è possibile batterlo con velocità, non è possibile con forza. Fik, ma non solo Fik,
No, infatti questa attitudine, questa mentalità è ovunque nella squadra. Anche queste qualità come giocatori. Abbiamo velocità, abbiamo forza, abbiamo giocatori moderni. Noi vogliamo giocatori con le qualità che ho descritto per crescere dentro e con il nostro club. È vero che Milan is back nel Champions League e questo è un passo importante. Veramente, Mauro, questo mi dà brividi. Voglio dire grazie ai nostri tifosi, perché questo supporto è una grande ragione per la nostra crescita. Il mio grande speranza è che nel futuro sarò considerato solamente un tifoso del Milan, come loro. Con loro. Forza Milan sempre.